A proposito di formazione e lavoro, resta drammatica la situazione in Campania, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione giovanile e c'è anche un deficit di formazione professionale e di formazione continua, una vera e propria emergenza, come evidenziano anche gli economisti. Sentiamo il prossimo servizio firmato da Davide Uccella. Parliamo di formazione, parliamo di istruzione, lo facciamo con un esperto, con un amico di Canale 21 come il professor Gianni Lepre. Partiamo da un dato molto importante, diffuso dall'Istat: il 18,5% dei giovani lascia la scuola, ma il dato è ancora più preoccupante in Campania perché? Dobbiamo dire che in Campania purtroppo il dato è ad oltre il 25%. Se a questo ovviamente poi aggiungiamo il dato della disoccupazione giovanile, che in Italia è al 37%, in Campania è ad oltre il 40%, ci accorgiamo che purtroppo ci dobbiamo preoccupare. Ecco, in questo momento le istituzioni sono chiamate in causa, si è parlato anche del decreto dignità. Ecco, le istituzioni, qual è il loro ruolo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Beh, io direi una cosa importantissima: la nostra intuizione, il nostro suggerimento, quale può essere? L'inserimento a bottega, deve essere bottega a scuola. Infatti noi diciamo sempre: Giotto ha imparato in bottega, non ai corsi di formazione, e quindi le istituzioni devono dare una mano all'artigiano a pagare l'apprendista. Andiamo invece a Ischia adesso per un bilancio.